Il governo vara il decreto capienze al 100% nei cinema. Emergenza coronavirus, gli aggiornamenti dalla Basilicata. Giornata mondiale delle bambine, presentato il rapporto di Terre des Hommes. Presentati a Matera i risultati del progetto About. Ed apriamo il nostro giornale con l'emergenza Covid-19 in Basilicata. 22 dei 767 tamponi molecolari esaminati appunto in regione nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate anche 33 guarigioni di persone residenti appunto in Basilicata. Sempre ieri in Basilicata sono state effettuate 970 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid sono 424.142, ovvero il 76,7%, mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 382.789, ovvero il 69,2%. E intanto il governo vara il decreto capienze al 100% al cinema, al 50% nelle discoteche. Ascoltiamo. Il nuovo decreto sulle percentuali massime di presenza all'interno delle strutture, da quelle sportive a quelle di carattere culturale, va oltre il parere già fornito nei giorni scorsi dal CTS e sulle sale da ballo prevale la linea politica della Lega. Nelle ultime ore la stessa anche dei 5 Stelle, che aveva spinto per alzare le soglie previste dagli scienziati e permettere una boccata d'ossigeno per i gestori dei locali. Ma ad esultare anche il ministro per i beni culturali Dario Franceschini, che incassa il sì alla sua richiesta sul 100% di presenze possibili in musei, cinema e teatri. Le nuove disposizioni, secondo quanto prevede la bozza del documento approvato all'unanimità nel Consiglio dei Ministri, entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre, data in cui scatterà in zona bianca la piena capienza per i luoghi di cultura come cinema e teatri, mentre per le discoteche l'asticella è fissata al 50% al chiuso e al 75% all'aperto, per lo sport 60% al chiuso e 75% all'aperto. Si allarga dunque anche la percentuale per gli stadi, che finora invece erano al 50%. E nei musei è soppressa la norma che prevede l'obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori. Ovunque è obbligatorio il Green Pass, oltre all'utilizzo della mascherina. In zona gialla invece per teatri e cinema il limite è fissato al 50%, per gli impianti sportivi al chiuso al 35% e all'aperto al 50%. Anche le multe per chi non rispetta le regole saranno più dure, nel caso in cui non vengano rispettati dai gestori i nuovi limiti, a partire dalla seconda violazione, se commessa in giornata diversa, la nuova norma prevede che si applichi la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da 1 a 10 giorni. Tra gli obblighi è anche previsto che nei locali al chiuso sia garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria e, in discoteca, la mascherina potrà essere tolta solo in pista quando si balla. Per i gestori ormai fermi da 2 anni un barlume di speranza, con l'auspicio che, come accaduto fino ad oggi per gli altri settori, in caso di andamento positivo della pandemia queste percentuali si vadano ad incrementare. E cambiamo argomento. Giornata mondiale delle bambine, ha presentato il rapporto di Terre des Hommes. I lunghi periodi in casa a cui ci ha costretto la pandemia non hanno risparmiato bambine e bambini. I reati commessi nei loro confronti in Italia sono aumentati, sebbene con diverse sfaccettature a seconda delle regioni. E quanto emerge dal dossier realizzato dalla Federazione Internazionale Terre des Hommes con il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, in vista della Giornata Internazionale delle Bambine l'11 ottobre. Rispetto al 2019, nel nostro paese si registra infatti un aumento del 13% delle vittime minorenne del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. Per quanto riguarda la situazione della Puglia e della Basilicata, qui il quadro è differenziato, perché mentre la Puglia vede un forte incremento dei casi di reato
nei confronti di bambini e bambine, e vede, ahimè, anche una percentuale molto alta di vittime di sesso femminile, perché la percentuale è intorno al 71%. La situazione della Basilicata è leggermente diversa, perché, ed è fortunatamente diversa, mi viene da dire, perché in Basilicata invece quasi tutti quanti i reati nei confronti di minori sono in calo, e in calo anche il reato di maltrattamento nei confronti di minorenni, bene il 33%, e calano anche altre forme di reato. C'è però un aumento da segnalare nei casi di violenze sessuali nei confronti di minorenni. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà ora strumento fondamentale per combattere i reati contro i minori e soprattutto per contrastare le discriminazioni di genere. Se prima del Covid-19 si stimava che sarebbero stati sufficienti 99 anni per raggiungere la parità di genere, oggi se ne stimano almeno 135. Che sarà decisiva la sfida nei prossimi anni. Uno dei rischi che corriamo è che le promesse inserite nel Piano di Ripresa e Resilienza anche sul tema della parità di genere, così come le risorse del Piano Strategico per la Parità di Genere, non siano destinate propriamente verso gli obiettivi definiti, e soprattutto che non si continui a effettuare un monitoraggio di questi risultati nei prossimi anni. E siamo adesso ai temi dell'accoglienza. Continuano le attività, appunto, di accoglienza per i profughi afghani in Basilicata. A Potenza il prefetto Annunziato Bardè e il presidente della Fondazione Madre Teresa di Calcutta, Pietro Anastasio, hanno sottoscritto un protocollo per l'accoglienza adeguata e rispettosa delle esigenze degli ospiti. Finora sono stati accolti, lo ricordiamo nel Potentino, 49 cittadini afghani componenti di nuclei familiari, di cui 42 assegnati nei centri di accoglienza situati in due comuni della provincia e 6 nella struttura gestita dalla Fondazione, appunto, Madre Teresa di Calcutta, nella città capoluogo. La Gazzetta del Mezzogiorno, ok da parte del Tribunale, Ecologica sarà il nuovo editore, ascoltate. Sarà Ecologica S.P.A. del gruppo Miccolis il futuro editore della Gazzetta del Mezzogiorno, e questa è la decisione dei giudici del Tribunale fallimentare di Bari. Con la decisione i giudici hanno rigettato l'opposizione della società Lady S.R.L. degli imprenditori Ladisa, che avrà comunque 30 giorni per impugnare il provvedimento e fare il reclamo. Un grande risultato, una nuova rinascita per la Gazzetta del Mezzogiorno, che aveva smesso di essere in edicola dallo scorso 1 agosto. Certamente si apre un nuovo capitolo per la Gazzetta del Mezzogiorno, perché bisogna ricordare che intanto il giornale è stato di fatto affidato ai tribunali ormai 3 anni o sono, perché dal 24 settembre del 2018 che non c'è più un editore, ma ci sono stati prima un tribunale penale, quello di Catania, per la vicenda del sequestro dei beni dell'ex editore, e poi il tribunale fallimentare di Bari. Quindi diciamo che oggi si chiude probabilmente un incubo durato 3 anni. Non possiamo che ringraziare i giudici del tribunale fallimentare per la velocità con cui hanno preso le decisioni, e soprattutto adesso dobbiamo sperare che con il nuovo editore, con la Ecologica, si possa finalmente cominciare a tenere dei tavoli di confronto. Innanzitutto partiamo dal presupposto che la Ecologica si è impegnata nel suo piano di concordato, quello che è risultato vincitore presso il Tribunale, a non licenziare nessun dipendente per i prossimi 24 mesi, il che da un lato come posso dire, ci rassicura rispetto alla tenuta di tutti gli oltre 130 lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno, dall'altro ci obbliga ovviamente a tenere dei tavoli di confronto nei quali capire come ridurre il costo del lavoro, ma soprattutto ci impone con il nuovo editore di cominciare a ragionare sul nuovo giornale, perché ogni stato di crisi, ogni piano di crisi deve passare innanzitutto da un rilancio della testata, e noi ci auguriamo che la Gazzetta del Mezzogiorno non solo torni prima possibile in edicola, ma torni come una nuova Gazzetta del Mezzogiorno. E andiamo a Matera, dove sono stati presentati i risultati del progetto Hub Out.
A Matera ha presentato i risultati del progetto Hub Out, spazi di lavoro condiviso, laboratorio di innovazione sociale promosso nell'ambito dell'iniziativa Sinergie dell'ANCI e che da marzo 2020 ha visto vincitori e gemellati il comune della Città dei Sassi e quello milanese di Cinisello Balsamo, in partenariato locale con il cluster Basilicata Creativa, Generazione Lucana e Provincia di Matera. Obiettivo: creare spazi dedicati al lavoro condiviso e allo sviluppo di impresa tra i ragazzi, come è avvenuto nello spazio laboratorio promosso nella sede di Piazza Matteotti, in futuro a disposizione dell'industria culturale e creativa locale. Risultato: il primo in Italia, il progetto ha visto la partecipazione di 80 ragazzi anche da fuori il territorio lucano, dal marzo scorso scremati in 30 e infine suddivisi in 5 gruppi. È stato molto bello perché ha dato anche fiducia a noi giovani, finalmente ci siamo sentiti apprezzati e abbiamo avuto una grande possibilità, è stata un'ottima opportunità per tutti noi. In che ambiti avete operato? Veramente diversi, ci sono stati un gruppo di ragazzi che trattano di viaggi arrampicata, una società sportiva di calcio femminile, educazione mediale, ragazzi di RipetHub che trattano di ripetizioni. Vogliamo creare opportunità per i giovani sia a livello locale che internazionale. Importante il lavoro di formazione che si concluderà sabato 9 ottobre con l'evento Spazi collaborativi per l'attivismo giovanile presso l'Hub di San Rocco. Soddisfazione, tra gli altri, è stata espressa dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e dall'omologo di Cinisello Balsamo, Giacomo Giovanni Ghilardi. C'è anche un progetto per coltivare orti urbani e fare in modo che, insomma, anche la cura del verde possa diventare un modello di economia circolare. Diversi progetti interessanti, anche quelli che purtroppo sono stati esclusi dai 5 finalisti. Stiamo immaginando anche come riprendere questi progetti offrendo spazi che abbiamo e possiamo mettere a disposizione. E puntiamo tutte e due sui giovani, puntiamo tutte e due sulla cultura, puntiamo tutte e due sul lavoro, che sono i classici ingredienti per ripartire e farlo ovviamente con una visione. Quindi questo progetto ci consentirà di mettere insieme davvero quegli ingredienti che potranno portare sviluppo e benefici per i nostri territori. Il tema dei trasporti collegato anche al turismo. Sono state oltre 30.000 le persone che nella stagione estiva appena conclusa hanno scelto i treni regionali per raggiungere le mete turistiche della Basilicata, grazie ai servizi introdotti dall'orario estivo di Trenitalia, gruppo FS Italiane, a sostegno del turismo lucano. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa dell'FS è sottolineato che sono stati molto apprezzati i nuovi collegamenti per le località del litorale ionico, grazie ai 6 treni giornalieri che hanno trasportato oltre 10.000 viaggiatori lungo la linea Cosenza-Metaponto, confermate a Novasiri, Policoro e Scanzano Ionico. Molti di questi collegamenti, in connessione con quelli della linea Potenza-Taranto, hanno fatto registrare un buon numero di presenze quotidiane, grazie alla possibilità di raggiungere in giornata la costa ionica pugliese. Ed intanto si è riunito il Consiglio Comunale a Matera. Lavori del Consiglio Comunale di Matera, ripresi dalla mozione presentata dal consigliere Nicola Casino e firmata da altri 7 consiglieri di opposizione, relativa alla vicenda del rimborso spese di soggiorno del sindaco Domenico Bennardi in un albergo a Vicchio, nel Fiorentino. Il sindaco avrebbe, secondo i documenti venuti in possesso di Casino, tramite un accesso agli atti, avanzato la richiesta indebitamente. La mozione è stata approvata all'unanimità da maggioranza e minoranza, con l'intento di censurare politicamente i fatti accaduti. Chi dice che io abbia depauperato le risorse comunali dice il falso, ha dichiarato Bennardi, spiegando che la vicenda è stata frutto di un mancato controllo personale, poiché il rendiconto era stato comunque vagliato dagli uffici comunali. La richiesta di rimborso, per la parte relativa alle spese sostenute dagli accompagnatori del sindaco, è stata ritirata. Ho peccato di inesperienza, dando per scontato la corretta procedura, ha dichiarato ancora Bennardi. Spiegazione che non ha soddisfatto comunque l'opposizione. Al netto degli aspetti giuridici che verranno affrontati nelle sedi competenti, ha dichiarato il consigliere Sassone, e su cui ci riserviamo di prendere posizione, se il sindaco avesse voluto giustificare qualcosa, avrebbe potuto farlo prima, appena accortosi dell'errore.
Giustificarsi dicendo di essersi affidati allo staff e una difesa debole è stata invece la posizione del consigliere Doria. La vicenda è stata stigmatizzata in maniera chiara e ha una connotazione di estrema serietà, ha dichiarato la consigliera Susi, proponendo l'adozione di un nuovo codice etico. Dopo la votazione sulla mozione è stato anche approvato a maggioranza, con l'assenza però dell'opposizione, il bilancio consolidato del 2020. Lavori chiusi dall'audizione del sindaco invece sulla crisi all'interno della maggioranza, su cui è stata chiesta la convocazione di un consiglio ad hoc. La maggioranza c'è, ha chiosato Bennardi, ma c'è anche un percorso per ridefinire un metodo di lavoro. Per un anno abbiamo rincorso le emergenze di una città violentata per decenni. Il consigliere Toto ha risposto all'intervento del sindaco definendolo un modo per prendere tempo. Una notizia che riguarda Potenza, in anticipo rispetto alla consueta data del 15 di ottobre, da domani 9 ottobre sarà infatti possibile nel capoluogo regionale accendere gli impianti termici. Lo ha disposto il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, in previsione di un peggioramento delle condizioni atmosferiche. In particolare, è spiegato in un comunicato, si procederà con l'attivazione degli impianti termici fissata per un massimo di 6 ore comprese, tra le 6 e le 23 di ogni giorno. E il track di Vista in Salute continua le sue tappe in Basilicata, questa volta in Piazza della Visitazione a Matera, dove dal primo mattino fino alle ore 18 si potrà procedere previa consultazione, registrazione e disponibilità del Green Pass, poter effettuare degli screening gratuiti destinati a persone over 40. L'iniziativa di carattere nazionale vede nuovamente coinvolta la Basilicata e nelle giornate dell'8 e 9 di ottobre si svolge proprio nella città dei Sassi, iniziativa che viene sostenuta a livello nazionale proprio dallo IAP e va a sensibilizzare l'opinione pubblica oltre ad apporre un sostanziale incremento delle visite che riguardano il bulbo oculare. E sono state presentate le giornate FAI d'autunno, un'iniziativa molto importante che riguarda anche il territorio lucano. Riguardano, dicevamo, chiese, castelli, abbazie, ponti, fontane, cascate, musei diocesani e percorsi storici e anche due siti del passato, oggi sedi a Tricarico nel Materano e a Lago Negro nel Potentino, di caserme dell'Arma dei Carabinieri. Sono tra i 59 luoghi che in Basilicata il Fondo Ambiente Italiano aprirà alle visite per le giornate appunto FAI d'autunno. In programma il 16 e 17 ottobre. Il programma è stato illustrato a Matera dal presidente regionale del FAI, Rosalba Demetrio, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'Istituto Centrale del Restauro, tre luoghi aperti alle visite, alla presenza di delegati del Fondo di Amministratori Locali e del comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Roberto Lelario. Quest'ultimo ha annunciato che in occasione della visita alla caserma di Tricarico, ospitata nell'ex ospedale San Giovanni alla Croce, sarà possibile apprezzare una cappella e una piccola mostra sul rapporto tra carabinieri e brigantaggio. E siamo alla scuola, giornata conclusiva del progetto di accoglienza all'Istituto Lo Perfido. Guardate. Due anni lontani dalle aule, ma ora si ritorna in presenza e quale modo migliore se non lo sport per ripartire. Si è conclusa nel campo scuola di Matera l'iniziativa di accoglienza delle classi del biennio dell'Istituto ITGC Lo Perfido Olivetti. Abbiamo pensato a una settimana di eventi per i ragazzi e questa settimana appunto termina con questa manifestazione al campo scuola Duni di Matera, nei quali i nostri ragazzi potranno esprimere le loro potenzialità sportive. Lo sport non come sopraffazione, ma soprattutto come inclusione, come possibilità dei ragazzi di superare anche le proprie difficoltà legate alla pandemia, ma non soltanto, insomma. Per l'occasione presenti accanto agli studenti due atlete di fama internazionale. Io pratico atletica leggera, ho avuto questa bella fortuna, questa opportunità di praticarla da quando avevo 13 anni, ho iniziato più o meno alla loro età e oggi che ho 41 anni posso dire che fortunatamente sono ancora in attività. Lo sport
per quanto possa sembrare che richieda sacrificio, impegno, sì è vero, lo richiede, però quello che posso dire oggi è che mi ha restituito più di quello che io ho dato. Per quanto riguarda a livello tecnico, vedo professori che fanno tanto per far crescere questa, diciamo, lo sport dentro questi giovani, per me diciamo che è un onore vedere questi ragazzi che si stanno volgendo all'aperto. Abbiamo sempre, diciamo, propagandato lo sport scolastico, quindi siamo contenti che si possa finalmente ritornare, sempre con le dovute precauzioni e quindi anche per il proseguo dell'anno scolastico e dei prossimi anni, con l'arrivo del prof Longobardi e il saluto alla prof Montanari. Avete magari intravisto qualche possibile campione questa mattina tra i ragazzi? Vedendo, discutendo poco fa, ho detto veramente io vedo tanti talenti, basta che li mettiamo nella prova, perché veramente io vedo tanti talenti. E restiamo a Matera, una food box che porta i sapori e i profumi della Basilicata direttamente a casa. E oggi chef, realizzata da Sapere SRL nell'ambito di Basilicata Food. Oggi la presentazione. E oggi chef, qual è l'obiettivo di fondo? Allora, oggi chef è l'idea di alcuni imprenditori che hanno voluto scommettere sulle eccellenze di Basilicata e abbiamo immaginato questo progetto che ad oggi, da una ricerca di mercato, non esiste nelle nostre aree e pertanto siamo convinti che può essere una buona soluzione per i turisti per potersi godere e apprezzare i prodotti di Basilicata. I turisti, quando vengono in Basilicata, oltre alle bellezze naturali della nostra regione, sicuramente portano a casa un gran ricordo dei nostri prodotti e oggi chef li vuole appunto mettere tutti in una scatola, dosati nelle giuste proporzioni, con una facile videoricetta da seguire, e sarà facile riprodurre il piatto della cena tipica lucana quando il turista tornerà a casa. Da quando sarà possibile fruirne e soprattutto chi è che procederà poi a questa vendita, su quali canali? Da domani partirà una, diciamo, una vendita soprattutto destinata alle strutture ricettive di Basilicata. Contiamo che gli alberghi, i B&B, case vacanze, ma soprattutto i villaggi turistici nella nostra Basilicata, immagino la zona di Policoro, possano essere i nostri miglior clienti, che ospitando loro il turismo di Basilicata sarà facile, secondo me, per loro proporre oggi chef. Questa è un'iniziativa molto interessante perché nasce, diciamo, da un'esperienza del territorio legata alla produzione di prodotti tipici che sono coltivati direttamente in questo territorio, trasformati in questo territorio. Così, diciamo, un vecchio progetto, quello di formare dei cuochi anche in collaborazione con le due scuole importanti, che sono quella dell'Istituto Agrario e quello dell'Istituto Alberghiero, di formare cuochi da mandare in giro in tutta Italia, in tutto il mondo, in tutta Europa, per far degustare i nostri prodotti tipici. E restiamo a Matera per il convegno con La mano libera e la mente poetica. Ascoltiamo l'intervista al critico d'arte Mauro Fontana. Il convegno nasce da una riflessione che abbiamo avviato, per la verità, qualche mese fa, quando insieme a Nadia Bastogi ho curato una mostra dedicata alla pittura eccentrica, alla pittura stregonesca, e cioè a quei temi battuti da una serie di artisti che spesso contestarono il potere costituito. La mostra si è tenuta a Palazzo San Gervasio, si chiude tra un paio di settimane, ma è stata proprio, come posso dire, la cornice iniziale, il terreno di coltura di questi temi che questo convegno intende approfondire. È un convegno di carattere internazionale, sono convenuti qui a Matera studiosi accreditati in questo campo, specialisti della questione, che discuteranno in questi due giorni su questi contatti tra pittura eterodossa, eccentrica, alternativa, mettiamola così, collezionisti e anche arti letterarie, perché è proprio una delle vie più originali battute da questi maestri alternativi, da questi pittori che utilizzarono il capriccio come cifra distintiva. Beh, una delle loro vie espressive fondamentali fu cercare novità, per così dire, nella letteratura e nel teatro, oltre che nelle arti figurative. La pagina degli spettacoli con il Fa Diesis Accordion Festival, gli appuntamenti.
Il Fadiesis Accordion Festival, evento internazionale dedicato alla fisarmonica, riprende la sezione autunnale nella città dei Sassi, con due concerti in programma venerdì 8 ottobre e sabato 9. A Palazzo Viceconte, questa sera con start alle 20.30, il duo Marianna Di Ruvo al sax e Ilenia Stigliano alla fisarmonica. Sarà invece il Museo Ridola, sabato 9 ottobre, con inizio sempre alle 20.30, a ospitare il duo Tango Sonos, i fratelli Antonio e Nicola Ippolito. E questa sera abbiamo un connubio tra saxofono e fisarmonica. Noi cerchiamo sempre nei nostri eventi del festival di mettere a disposizione dell'utenza varie sfaccettature della fisarmonica. Il programma di questa sera vede Marianna Di Ruvo al saxofono e Ilenia Stigliano alla fisarmonica. Programma molto interessante, un programma trasversale che parte dal barocco per raggiungere i giorni nostri. Ovviamente quest'anno anche il tocco di Astro Piazzolla, perché i 100 anni dalla nascita. Il festival è giunto alla 10ª edizione in Basilicata e all'11ª a Pordenone, ma è pronto ad allargare i propri confini. Per le prossime edizioni, oltre che alla continuità tra Matera e Pordenone, abbiamo anche le varie uscite al di fuori dell'Italia, anche in Svizzera, ma la novità è proprio questo ponte col Giappone, per cui avremmo dovuto già iniziare lo scorso anno il primo festival Fadiesis Accordion Festival a Fukuoka e Okawa in Giappone. Non lo abbiamo potuto portare lo scorso anno a causa Covid, ma è sicuramente una triangolazione importante che appena sarà possibile si avvierà, insomma. Ed era questa l'ultima notizia impaginata. Grazie per aver scelto la nostra informazione e appuntamento ai prossimi TG.